Una fondazione è come una vigna. Bisogna mettere a disposizione alla collettività quel che la vigna produce. L'uva e il vino, se si riesce ad avere un'annata buona, tanto meglio. Ma guai ad alienare la vigna. La vigna va tenuta, va conservata, va difesa, perché è strumento, ripeto, sono strumenti di attività politica che sono cosa di assoluta importanza. Quando abbiamo fatto, su questo chiudo, gli organismi della fondazione, ce n'è uno che è nominato a vita. Questo ci ha messo un po', come dire, dal punto di vista, cioè, probabilmente nessuno di noi aveva mai avuto una carica a vita, però la portata di quella cosa lì è pari alla portata della responsabilità di quello che ci mettiamo come aspettative dentro questo strumento. Quindi facciamolo vivere, è di tutti, chiedete, utilizzatelo se ci sono iniziative da fare. Prendiamolo in mano un po' tutti questo strumento perché è una cosa importante. Noi abbiamo dedicato la saletta a Giambattista Alborghetti, che è un compagno che non si faceva vedere molto, ma che lavorava moltissimo, di poche parole, ma che faceva moltissimo. Ecco, Alborghetti rappresenta a livello simbolico tutto quello che gli uomini della sinistra bergamasca hanno fatto per questo territorio, senza farsi molto vedere, ma lavorando molto. Ringrazio tutti voi, non solo perché siete qui, perché riconosco dalle facce, dagli sguardi vostri che c'è tanto del vostro lavoro silenzioso, scuro, con tanto di sentimento, con tanto di cuore, ma guardate, con tanto di passione politica e di cervello politico. E io vi ringrazio a nome del partito, a nome di Fassino. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. L'origine è un premio alla Federazione di Bergamo perché in Italia era risultata prima dalla campagna dell'Unità. Chiederei a Beppe Benigni e a Luciano Ongaro di venire alla presidenza e di essere loro, per quel che rappresentano ovviamente, a consegnare questo quadro a Ugo Sposetti. Per quanto possa ancora valere alcuni almeno dei pensieri di questo grande personaggio, alcuni, non tutti, credo che debba essere nella continuità della tradizione, della storia del comunismo e che pezzi di questa storia devono continuare a vivere, perché noi abbiamo un po' un difetto, un po' tutti, che seppelliamo troppo spesso la nostra memoria storica. Sarebbe bene seppellirla un po' di meno, farla vivere anche un po' di più. E mi auguro che la Fondazione, che raccoglie anche diversi orientamenti, io sapete che non sono del PD, sono di Sinistra Democratica, ma sono ben lieto di continuare questa possibilità di scambio, di pluralismo e di dialogo che deve continuare. E mi auguro che la Fondazione, anche attraverso questa donazione di leggi, sappia garantire questo dialogo e questo pluralismo che è oggi assolutamente indispensabile. Quando i nostri vecchi dicevano che avrebbero voluto fare come la Russia, ricordo, ma non avevano in mente i temi dello stalinismo e così via, no, era il volere lottare per migliorare le condizioni di lavoro nelle fabbriche, nelle campagne. E per loro voleva dire quello, voleva dire lottare per la libertà, no? E questo l'hanno fatto
tantissimi a spese della loro vita, l'hanno fatto, ricordavamo, in condizioni di lavoro difficilissime, nel momento in cui essere comunista voleva dire essere discriminato sul lavoro, licenziato, e dover trovare molte volte lavoro fuori dall'Italia. E l'idea però era quella di dare a questo paese un grande tributo di lotta per migliorare la democrazia. Noi siamo figli di quella storia lì. Pecchio, un personaggio della vita politica italiana, mi ha avvicinato, io l'ho salutato, mi ha detto: ah, Sposetti, sto seguendo quello che stai facendo. Ho detto, lo chiamo presidente, ma non è del nostro partito, non fate. Detto, ma stiamo cercando di conservare la nostra storia, la nostra memoria. E lui mi ha fatto col dito: no, voi non state facendo, tu non stai facendo una cosa che raccoglie il passato, tu stai facendo una cosa per il futuro. Ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma intelligente opera del cittadino, dei cittadini. Questo lo scriveva Antonio Gramsci. Grazie a tutti voi, anche a coloro i quali non sono presenti, per la vostra intelligente opera.